Le piccole donne, il relativo musical, l'ultimo spettacolo in cartellone questa sera alle ore 21 della stagione di prosa del Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona. Iniziare è facile, concludere, portare a compimento questa sfida non è affatto scontato, soprattutto per il sistema e il settore della cultura messo a dura prova in questi 2 anni di emergenza pandemica. Una sfida vinta, Patrizio Maria D'Artista. Assolutamente sì, siamo davvero molto orgogliosi di quanto siamo riusciti a costruire in questo periodo così straniante e complesso. Quella di questa sera sarà proprio una grande festa, anche per questo, il compimento di un progetto, di tanti risultati per fortuna giunti, e quindi vogliamo restituire attraverso questo musical, che è una storia straordinaria, universale, quella di piccole donne, una festa del teatro, della città. Con la quale vogliamo chiudere questa seconda stagione che abbiamo avuto l'onore di organizzare. Dici bene un progetto perché sappiamo, anche per gli effetti della pandemia, il pubblico non ha solo fruito del luogo culturale del teatro, ma è stato protagonista. Per cui se riusciti a cambiare paradigma, a cambiare approccio con il teatro. Sì, io quello che ho avuto modo di riscontrare, tutti i collaboratori di questa iniziativa hanno riscontrato, è che c'è proprio una vicinanza significativa tra il pubblico e il suo teatro. C'è un rapporto, un dialogo costante, quotidiano, fatto anche di semplici messaggi sui social, ma anche, ecco, durante le passeggiate per il corso si parla di teatro, si parla di programmazione, si parla del prossimo spettacolo, e quindi si è ristabilito quel legame, quella personalità, ecco, se vogliamo, in qualche modo. E quindi questo è bellissimo, perché è un pubblico sempre più fidelizzato, sempre più vicino, e che ha tanto bisogno che questa struttura sia sempre più funzionale e che possa accogliere sempre tanti spettacoli. Un teatro che è tornato al centro della vita culturale, che è tornato a vivere, c'è stata anche una fidelizzazione grazie alle vostre iniziative. Non so se riusciti a cooptare, tra virgolette, anche la fascia più giovane, perché sappiamo che il teatro si è aperto, no? Anche a loro. Assolutamente, questa è una delle più grandi conquiste, il fatto che tanti giovani oggi sono presenti a teatro, prima con l'iniziativa del palchetto del sindaco a disposizione, poi con tante attività dedicate. Nell'ultimo spettacolo avevamo davvero tanti ragazzi che ci hanno davvero omaggiato della loro presenza, perché è per loro che si sta facendo tutto ciò, per poter permettere a questi ragazzi di avere uno spazio di grande valenza culturale all'interno della loro città. È il loro teatro questo. Beh, se tutti gli obiettivi sono stati raggiunti è perché si è guardati non solo avanti ma anche oltre. La macchina organizzativa adesso può, anzi deve respirare, come giusto che sia, certo non si può fermare, quindi quali le prossime sfide? Beh, i progetti per il futuro ce ne sono tanti. Adesso cerchiamo di capire quale sarà la direzione che insieme al Comune di Sulmona riusciremo a mettere in campo. Di certo l'idea è quella di funzionalizzare la struttura, di irrobustire il tronco gestionale di questo compartimento, e fare in modo che tutti i lavoratori dello spettacolo che qui a Sulmona sono presenti possano essere stabilizzati all'interno di questa struttura. Perché il teatro è un edificio, ma coloro che lo fanno muovere, che lo fanno vivere, sono delle persone, dei professionisti che da qui lavorano da anni, e quindi è giusto che anche per loro arrivi il momento di avere una casa fissa, diciamo così. Il nostro sogno è quello.